Oggi in piazza qui a Scanzano Ionico per dire no al nucleare. Sì, per ricordare a tutti innanzitutto che il 12 e il 13 giugno in Italia c'è un referendum. Ci sono quattro quesiti, uno in particolare riguarda il nucleare. Ricordare a tutti di andare a votare e soprattutto ricordarlo partendo oggi da Scanzano, dove diciamo, abbiamo una buona memoria di quello che è successo alcuni anni fa, soprattutto perché nella prossima settimana, già da lunedì, alla Camera dei Deputati è in discussione il decreto Omnibus che comprende il trucchetto legislativo per evitare il referendum. Questo governo ha paura del responso del popolo, soprattutto dopo quello della Sardegna, dove con un referendum consultivo si è ampiamente superato il quorum e il 98% dei partecipanti al voto hanno detto no al nucleare. Noi abbiamo detto no al nucleare come Lucani nel 2003, lo diciamo in continuazione, lo ridiciamo oggi e speriamo che in massa lo andiamo tutti a dire nelle urne il 12 e il 13 giugno. Quali sono le alternative al nucleare? Le alternative nucleari sono come oggi il sole, soprattutto il vento, le energie rinnovabili che sono ormai una tecnologia spendibile, concreta. Ci sono in Italia centinaia di comuni che ormai sono a impatto zero, producono corrente elettrica solo dalle energie rinnovabili. Dopo 8 anni ci ritroviamo qui in piazza per ribadire il no al nucleare, ribadire proponendo il voto per il sì al referendum del 12 e 13 giugno. Un referendum importante soprattutto per Scanzano per dire ancora una volta no non solo alla centrale nucleare ma anche al deposito di scorie nucleari. A prescindere dalle appartenenze io spero che tutti, destra, sinistra, centro, si dica no insieme al nucleare, perché qui a Scanzano sappiamo, dovremmo sapere tutti quello che abbiamo, il pericolo che abbiamo passato, però il pericolo non è concluso, purtroppo abbiamo le scorie in trisaia. Ma soprattutto per votare sì ai 4 referendum di domenica 12 e 13 giugno. Oggi qui a Scanzano per dire definitivamente no al nucleare, no a Scanzano, no in Basilicata, no in questa regione povera. Già molti anni fa questo governo ci aveva fatto questo regalo del nucleare. C'è stata una manifestazione in questa piazza con i famosi 100.000. Siamo qua perché il governo fa le solite furbate, nel senso che devia la legge sul referendum per rinviare e non per accantonare definitivamente il problema del nucleare. Lo spettro aleggia sempre, per questo siamo qui per testimoniare che sulla scorta delle esperienze passate bisogna tenere alta la guardia. Per dire anche la nostra riguardo a un problema, perché letteralmente è un problema, che si può evitare, dobbiamo evitare. Noi giovani democratici sempre diremo no al nucleare, non per partito preso, ma semplicemente perché ci sono delle motivazioni reali e concrete. Per dire no anche alle bugie di Stato che ci nascondono non solo gli incidenti, ma ci nascondono anche il fatto che dietro quella leggina, che è una foglia di fico, che dice che dovrebbero essere i privati a costruire le centrali, non solo non ci crediamo, ma sono praticamente tutti appresso all'impregilo, ai vertici, alla Marcegaglia, quindi a tutti i vertici, alla FIB e quant'altro. Quindi in questo senso alla fine dovremmo pagarla noi questa storia.